pubblico in piedi ad ogni frenata. Aga, Aga prova a prendere la scia, attenzione alla staccata di Aga, la prima variante, attenzione in testa Edwards, Bayliss, Bayliss, incredibile staccata al comando da Ducati in postrada con l'australiano Troy Bayliss, numero 21, una staccata micidiale alla ingresso della prima variante. L'australiano veramente sta facendo miracoli, non conosce la moto ufficiale Ducati Infostrada di Carl Fogarty, non conosce le gomme Michelin, non conosce Monza e ci ha mostrato di che pasta è fatto in questa battaglia tra giganti del motociclismo. Troy delle Meraviglie, al secolo Bayliss, non è una storia ma una favola. Quella di un pilota venuto da lontano che non ha conquistato vittorie, ma cuori. E con il suo sorriso ci ha dato l'impressione che fosse facile, naturale, correre così, vincere così, compiere gesti eccezionali come sorpassare quattro avversari in un colpo solo, come gli venne un pomeriggio a Monza. Ma essere Troy Bayliss richiede un talento straordinario, anzi, unico. Perché nessuno è più stato come lui, istintivo e folle, rapace e allo stesso tempo sensibile. Tanto tremendamente veloce e indomito, ma privo di alcun retropensiero. Come se sfidare il destino fosse davvero senza conseguenze. Come se danzare così leggero e al contempo definitivo tra le curve fosse realmente legato solo al fatto di tagliare per primo il traguardo e poi sorridere con quel sorriso bello, ingenuo, adolescenziale. Solo questo. Arrivare primo. Senza calcoli, senza nessuna considerazione per i posteri, senza nessuna cattiveria fuorché quella agonistica. Anima trasparente, gas a martello, tutta la bellezza dell'amicizia. Troy delle Meraviglie. Che storia. Ma tutto ha inizio ben prima delle moto. È l'ultimo anno dei 60 a salutare la nascita di Troy Andrew Bayliss, che il 30 marzo 1969 viene alla luce a Taree, Nuovo Galles del Sud, Australia. Uno spicchio di mare che produce piloti veloci. Nel Queensland, 500 km verso nord, niente per gli standard australiani, solo qualche anno prima è nato Mick Doohan, uno dei cinque più grandi piloti nella storia della classe regina del moto mondiale. E in Nuova Zelanda, dall'altra parte del mare della Tasmania, aveva mosso i suoi primi passi Chris Amon, uno dei più veloci piloti di tutti i tempi in Formula 1, che in quel marzo 1969 correva con la Ferrari il Gran Premio del Sudafrica. «Ho sempre desiderato fare il pilota», racconta Troy. «Vado in moto da quando ho 4 anni. Uscivo dalla porta sul retro e mi addentravo nel bush per una decina di miglia. Ero libero». Dalle mini moto al dirt track e al motocross il passo è breve, e a 10 anni Troy culla davvero il sogno di diventare un pilota professionista. Ma per correre seriamente occorre una componente fondamentale: il denaro. E a Troy manca. Il sogno sembra spezzarsi e lui, terminati gli studi, comincia a lavorare come apprendista carrozziere nell'officina del paese. E sarà proprio da questo impiego che ricaverà il soprannome con cui lo chiameranno nei primi anni di carriera, perché il sogno di diventare il pilota non si era spezzato, ma era stato solo rimandato. Da bambino Troy era timido con chi non conosceva bene, ma con gli amici si mostrava lo scavezzacollo che era, dicono i genitori di Troy. Quando faceva il carrozziere cominciò ad andare al lavoro in bicicletta. Ogni giorno, non appena tornato a casa, si buttava sul letto completamente esausto. Io gli dicevo: «Rallenta, perché corri così?» E lui mi rispondeva che cercava continuamente di abbassare il suo tempo. Kim Evans è la ragazza che diventerà la moglie di Troy. «Io e Kim ci siamo conosciuti in camera mia da ragazzini», racconta lui. «Io avevo 18 anni, lei 16. Un giorno, tornando dalla spiaggia, lei era in camera mia con mia sorella e una loro amica. Mi chiese di andare al ballo delle debuttanti con lei. Ma credo che non avesse scelta, dato che la sua amica aveva già un accompagnatore. Beh, sono felice di avere accettato». Kim diventerà la donna della sua vita. «La mia vita con Troy è un giro sulle montagne russe», racconta.
Ho capito di essere nei guai non appena ho visto quegli occhi, ma non avevo ancora idea di cosa mi avrebbe riservato il futuro. A volte non mi è facile capire se Troy sia mio marito o il mio quarto bambino. Se la cava benissimo in entrambi i ruoli. Troy è sempre stato un perfezionista, quando faceva il carrozziere, quando andava in bici, quando praticava il triathlon e poi in moto. Non ho mai conosciuto nessuno così severo con se stesso. Ma probabilmente è questo che lo ha reso vincente. Perché è questo che fa Troy, non appena ne ha la possibilità. Diventa un vincente. Non appena raggiunta l'età della patente, ho chiesto un prestito e ho comprato una Kawasaki 750 mentre papà e mamma erano in vacanza, racconta Troy. Ben presto mi sono accorto che facevo cose da pazzi per la strada, andavo troppo veloce e se le cose non fossero cambiate mi sarei ritrovato in galera o addirittura al cimitero. Così ho cominciato a gareggiare in pista. Nel 1992, a 23 anni, con i suoi risparmi e quelli di Kim, acquista la sua prima moto da corsa e si iscrive al campionato australiano 250 GP. L'anno successivo passa alla classe 600 e soprattutto sposa Kim. All'inizio non sapevamo cosa pensare di questo ragazzo con i capelli lunghi, il sorriso sfrontato e, peggio ancora, un'auto scassata, intenzionato a uscire con la nostra preziosissima figlia, dicono Max e Linda Evans, i genitori di Kim. Poi col tempo Troy è diventato parte della famiglia e siamo diventati buoni amici. Quando si comprò una moto per iniziare a correre, pensammo che almeno in pista correre sarebbe stato più sicuro. Ci appassionammo fin dalla prima vittoria a Oran Park e la nostra vita cambiò tanto che Max divenne il meccanico di Troy. Ma è nel 1997 che tutto comincia davvero. Nell'anno in cui Doohan vince il suo terzo titolo mondiale, Troy, a ben 28 anni, si presenta nel motociclismo che conta. In marzo corre a Phillip Island come wild card nel mondiale Superbike, su una Suzuki, collezionando 2 quinti posti. E in ottobre, sempre su una Suzuki, disputa il Gran Premio d'Australia nella classe 250, arrivando 6º, a un soffio dal podio, come ci racconta lui stesso. Il momento in cui la gente ha cominciato ad avere idea che esistesse un certo Troy Bayliss è stato nel 97. Avevo corso una gara Superbike con Suzuki. Abbiamo partecipato alla gara Wild Card del World Superbike e avevo chiuso bene, classificandomi 5º in entrambe le gare. Era un buon risultato per il livello motociclistico australiano. Avevamo fatto un buon lavoro, considerato che avevamo gareggiato contro i piloti migliori del mondo. Più avanti nella stagione, uno dei piloti della Molnar Suzuki, un giapponese, si era ammalato e, insomma, per farla breve, alla fine mi hanno chiesto se volessi guidare io la moto. Ho detto sì, certo, sarebbe fantastico. Ero appena tornato da un infortunio a un paio di vertebre. È stata una gara incredibile. Il mio nome era finito sui giornali. Da quel momento tutto comincia davvero a correre veloce, non solo in pista. Nel 98 viene ingaggiato dalla Ducati per correre nel campionato Superbike inglese, che l'anno successivo vince. Ducati lo promuove e nel 2000 è in America, nel campionato AMA Superbike. Ma non farà quasi in tempo ad ambientarsi. Nella gara 2 della seconda prova del Mondiale Superbike, proprio in Australia, Carl Fogarty, 4 volte iridato e pilota di punta Ducati, cade tanto rovinosamente che quella sarà la sua ultima gara. Tipico Davide. Tipico di Davide. Troy, devi venire a Sugo, fai le valigie. Così l'ex pilota e poi manager del team Ducati in Superbike dal 1993, Davide Tardozzi. Purtroppo la prima uscita, quella famosa in Giappone, quando lo chiamammo che era in Australia per andare in Giappone, quando ci fece male Fogarty, fu su una pista che non era tradizionalmente mica Sugo in Giappone e con gomme Michelin che in Giappone non erano mai state super performanti, visto che il campionato giapponese si correva principalmente con gomme Dunlop e quindi la Michelin non era così super performante su quel circuito. Fece 11° in prova, che non era male, pensando all'anno prima
aveva fatto meglio di Fogarty l'anno prima come tempo sul giro, ma non in, nello specifico, perché Dunlop aveva delle gomme da qualifica molto performanti. Detto questo, in prova purtroppo gara 1 l'hanno falciato la prima curva, gara 2 l'hanno falciato alla terza curva, quindi non per colpa sua non ha finito una gara, quindi non c'è stato modo di, diciamo così, di poterlo giudicare in quel frangente, se non per quello che aveva fatto in prova. E ti dico, con tutte le limitazioni del caso, io credo che non fosse andato comunque male. Sembrava tutto finito, perché a noi interessava molto anche il campionato americano. Troy era stato portato negli Stati Uniti dopo aver vinto il campionato inglese, perché ci interessava, cioè puntavamo su di lui per vincere l'AMA. Poi è chiaro che l'incidente di Fogarty ha creato priorità diverse. Ci fu così la gara successiva al Giappone, che era Donington, ci fu l'idea Cadalora che non ha funzionato, e dopodiché la gara, la terza gara, la quarta gara era Monza e richiamano Troy. A Monza si corre il quinto round del Mondiale Superbike 2000 ed è qui in gara 1 che Troy Bayliss compie la prima delle sue leggendarie imprese. Mi chiese se volessi tornare a Monza. Altra richiesta strana, dato che anche lì non c'ero mai stato. Onestamente non ci volevo andare per come stavano andando le cose. La Ducati stava faticando molto, avevo avuto molte difficoltà a Sugo, ma Davide, Paolo e Kim mi hanno convinto a riprovarci e il resto è storia. Uscita della Ascari, stanno per iniziare i 18 giri e il giro di riscaldamento, quinto round del Mondiale Superbike. È la prima delle due gare che si correranno quel giorno. Ecco il ricordo di Pier Francesco Chili, poi vincitore per 28 centesimi su Colin Edwards. Ho un ricordo eccezionale, quello di Monza, quando lui, commentato da Di Pillo, fece quella gran staccata che ci passava tutte e quattro la prima variante, ma Di Pillo esaltava questa frenata. Paolo Ciabatti, direttore del programma Ducati in Superbike dal 1999 al 2007. Fa probabilmente la staccata più bella della storia, perché alla prima variante infila, se non sbaglio, Yanagawa, Chili e Colin Edwards, e passa in testa e poi vabbè, finirà entrambe le gare a quarto posto, però in quel momento entra nei nostri cuori. Arriva due volte quarto e Ducati lo porta a Hockenheim, dove due settimane dopo l'impresa di Monza, Troy vince la sua prima gara nel Mondiale Superbike. Ma qual era il suo segreto? Per Davide Tardozzi. Beh, dal punto di vista del pilota credo che non è che ci sia molto da dire di più di quello che ha dimostrato in pista, quindi credo che fosse un pilota molto talentuoso, con pochi grilli per la testa, che è arrivato tardi al successo, ma che comunque il suo fisico lo ha sostenuto fino a quando ha smesso a... Bayliss era uno in grado di fare la differenza. Assolutamente sì. E la faceva soprattutto nel momento, come anche Fogarty, nel momento in cui c'erano dei problemi. Cioè, nel momento in cui c'erano problemi lui faceva la differenza, nel momento in cui non c'erano problemi, diciamo così, poteva essere più o meno come gli altri, ma il vero campione esce quando ci sono i problemi, ci mette del suo. Ma Troy pareva vincere anche dal punto di vista umano. È piaciuto a tutti perché è stato una star del motociclismo, pur essendo una persona molto umile. Come conferma anche Chili. È sempre stato un signore sia in moto che fuori. Bayliss è Bayliss, non stiamo parlando dell'ultimo arrivato. Aveva uno stile di guida molto particolare, un po' non proprio come Nizua, ma quello stile similare, roba che imita un po' anche Jeff Miller adesso. Però insomma era edificio, poi era bravo, sistemava bene la moto e sapeva quando poteva vincere. Il 2000 si chiude con un bottino di 10 podi, tra cui 2 vittorie, ed è solo l'anteprima dell'anno a venire.
Ma nel 2001 corsi in modo aggressivo. Ce la misi davvero tutta e alla fine è stato un grande anno per me. Vincere proprio il primo campionato mondiale è sempre fantastico. Avevo corso bene, era stato tutto perfetto, ma non avevo ancora quella fiducia in me stesso, quella sicurezza. Cambiavo sempre moto, era come se corressi sempre un po' a disagio. Con 6 vittorie e molti piazzamenti, grazie a una Ducati 996R da brividi, Baylis si laurea campione del mondo e scrive il suo nome nel GOTA del campionato per derivate di serie. Secondo arriva staccato di poco Colin Edwards, già vincitore del titolo nel 2000. Ma se il 2001 è stato esaltante, rispetto al 2002 impallidisce. Sarà infatti un campionato stellare in cui Troy conquisterà il suo maggior numero di vittorie, 14, e il record di punti in una stagione. Ma io credo che in quell'occasione è stato veramente sfortunato, cioè non ha vinto il mondiale, è arrivato a Imola con pochissimi punti di differenza da Colin Edwards e non lo ha vinto, guarda, io lo ricordo benissimo, non lo ha vinto per la sfortuna di una bandiera rossa a 3-4 giri dalla fine, che ha concluso la gara, mentre lui, scegliendo una gomma più dura, Edwards una gomma più morbida, lui aveva puntato sul fine gara, stava raggiungendo Edwards, anzi aveva raggiunto Edwards, purtroppo è successo un incidente per cui una moto, adesso non ricordo di quale pilota, rimase in pista e la direzione gara diede la bandiera rossa. Io credo che lui quella gara l'avrebbe potuta vincere, purtroppo non l'ha vinta, ha perso altri 5 punti da Colin e a quel punto in gara 2 sarebbe stato per vincere, doveva vincere lui, ma doveva mettere qualcuno fra lui e Colin Edwards, perché c'erano 7-8 punti di differenza. A quel punto lì lui fece tutta la gara cercando di portare su Xaus e frenare Colin, ma poi alla fine non vinse nemmeno la gara, perché nel tentativo di aiutare Xaus a raggiungere Colin e a passare tutte e due, insomma, Xaus non ne aveva sostanzialmente tutto qui. Quindi perdere di 10 punti o di un punto non cambiava niente, ecco. E questa, anticipato da Davide Terdozzi, è la seconda delle imprese che hanno fatto di Baylis un mito. Imola 2002, ultimo round del Mondiale Superbike. I primi due in classifica, Edwards e Baylis, sono divisi da un solo punto. Edwards è in testa. La prima metà dell'anno fu incredibile, vincevo in continuazione. E poi le cose sono precipitate. Un incidente a Laguna, poi di nuovo ad Assen. Ma quando arrivai ad Assen il mio punteggio era molto buono. Poi tutto è precipitato e si era quindi ridotto tutto a una gara, a un weekend in cui il vincitore vince tutto. Ed è così che alla fine va davvero. Al primo vanno 25 punti, al secondo 20. In ogni round mondiale si disputano 2 gare. Ma la gara e il mondiale si giocherà tra il numero 2 Colin Edwards e la classe del campione del mondo della Ducati. L'attacco di Troy Baylis al comando! Troy Baylis alla S, Villeneuve! Fantastica impennata di Baylis che ha ritrovato la gioia di guidare la sua 998 delta stretta, ma l'attacco di Edwards incredibile di nuovo al comando, Colin Edwards, fantastica battaglia sul filo dei 220 km orari. Prova l'attacco alla Piratella e al comando Troy Baylis, ma viene sfilato di nuovo Colin Edwards, che esce ancora di traverso alle acque minerali. È veramente una delle sfide più belle del motociclismo degli ultimi anni. Ancora scambio di linee sul record della pista di Imola. Fantastica battaglia tra questi due giganti del motociclismo mondiale, Edwards contro Baylis. E attacco alla Tosa, attacco alla S della Villeneuve per Baylis, via alla Tosa dove prova la risposta di traverso, si toccano, fantastico finale, Baylis Edwards ancora una volta ai ferri corti, fantastica battaglia, Colin Edwards, Troy Baylis attacca la Piratella e va al comando, Troy Baylis
di nuovo e prende un rischio pazzesco. Deve chiudere il gas, Edwards davanti. Troy arriva due volte secondo. Il titolo va ad Edwards. Ma quel giorno a Imola, eternato dalle parole di Di Pillo, Bayliss disputa una delle più belle gare tanto della sua vita quanto della storia della Superbike. Lui sapeva che doveva solo vincere, poteva solo vincere, e comunque ho visto il Troy che poi ho conosciuto negli anni successivi. Il Troy che non molla mai e che anche pur sapendo che in quel momento il VTR era superiore, lui ci ha provato fino all'ultimo chance di gara 2 di cercare di arrivare davanti a Edwards, anche se poi non ce la fece, insomma, quella domenica. Però era molto coriaceo, era molto determinato, è sempre stato molto determinato a fare il possibile. Così ricorda Lorenzo Lanzi, suo futuro compagno di squadra. Quei giri interminabili, due piloti d'una ferocia tremenda, ma anche pieni di lealtà. La sfida tra la Ducati e la Honda preannunciano un 2003 pazzesco. Ma non sarà così. Sia Bayliss che Edwards, muovendosi in perfetta sincronia, come attori di un balletto, rinunceranno al duello finale di stampo conradiano e passeranno entrambi, ma su fazioni opposte, in MotoGP. Testo di Luca Dell'Icarri, narrato da Giacomo Zito, con le voci di Troy Bayliss, Pier Francesco Chili, Paolo Ciabatti, Lorenzo Lanzi e Davide Tardozzi. In telecronaca Giovanni Di Pillo, per le citazioni courtesy A Man, A Rider, A Legend, Sports Review Production. Sound design di Francesco Campeotto.